e signori, buonasera e bentornati su GDD Sim Racing TV. Qua buonasera signore e signori, buonasera amici di GDD Sim Racing TV. Siamo qui per un evento molto particolare organizzato da URT. Io sono Edoardo Pavoni e questa sera vi accompagnerò appunto per questo Gran Premio di Polla questa! Ed è polla! Diventa un improvviso! Premio della qualifica e lo fa subito! Pole position 1.57.369. Vediamo! Ed è pole position 54.257. Arriva adesso sul traguardo Bruvò per rimanere secondo. Clemente è partito molto bene, è partito anche Nossa, anche prende subito la scia. Si parte bandiera verde. Parte bandiera verde, adesso Sartore quasi affiancato, ma buonissimo spunto di Francesco. Acquista pace, percorre il rettilineo, inizia a spanalare Kevin Taddei, vince Christmas Event GDD Sim Racing TV. Siamo finalmente ai titoli di coda di questo entusiasmante campionato GT3 Sprint AC eSport organizzato da SPQ Racing e Sport Series. Questa sera bisogna solo vincere, bisogna solo portarla a casa, perché quel che è fatto e ovviamente ci proveranno dalla prima all'ultima curva di questa bellissima pista, che è la pista di casa, la pista di Imola in Emilia Romagna. Si torna nella nostra patria e si finisce Super Spot. Amici telespettatori, buonasera, bentornati qua su GDD Sim Racing TV. Siamo on board in quel dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, meglio conosciuto come autodromo di Imola, inaugurato nel 1953. Ecco il rettilineo principale, sono 19 le curve che andremo ad affrontare questa sera. La prima è la variante a tamburello, conosciutissima, curva 2, 3, 4, in una chicane che si fa in terza, quarta, per poi andare in quinta marcia sul rettilineo che porta alla variante Villeneuve. Una curva veramente difficile perché si frena con volante già girato in ingresso curva per poi uscire al tornantino della Tosa, curva numero 7, con un po' di pendenza a salire, dove l'aderenza è importantissima per lanciarsi poi in un rettilineo con una leggerissima curva sulla destra, tutto in salita. Si arriva poi alla curva numero 8, Piratella, poi curva 9, una curva sinistra che scollina e porta in discesa, curva 10, per poi curva 11 e 12, che sono le conosciutissime acque minerali qui ad Imola in Italia, casa nostra. Poi curva 12-13, uscita importantissima, non bisogna perdere trazione perché ci si lancia sul rettilineo che porta la variante alta, curva 14 e curva 15, una variante veramente tecnica perché è facilissimo perdere aderenza soprattutto in uscita curva, dove c'è questo cordolo molto molto insinuoso. Poi si arriva in discesa, curva
16 che si appoggia sulla destra per fare una staccata in completa discesa che porta alla curva 17-18, meglio curve Rivazza, che lanciano poi sul rettilineo principale per arrivare a curva 19 che si fa ormai a full gas perché è pieno rettilineo e poi ci sarà il traguardo. Qui il giro veloce era stato segnato da Lewis Hamilton e vedremo questa sera sulle ruote coperte cosa sapranno fare i nostri piloti del campionato italiano. Buonasera. Eccoci collegati, quando la regia mi fa in diretta gli scherzetti. Buonasera da Alessandro Raggioli e da, al momento, Alessandro Caccioli. Poi ci seguirà Antonio Falduto in live. Siamo a Imola, l'ultimo round del campionato italiano e siamo in macchina con un pilota del team Genalisi Sport che forse è quella di Losio, che ha già vinto il campionato. Grandissimo campionato siglato da questo pilota, vinto la scorsa gara matematicamente. Acquista pace invece al momento è in pole position con un tempo di 41,2, mentre Bonaccorsi è in seconda posizione. Segue poi i Famulari, Midiri, Gerratana, la setta del Dottori, Bauman, Zecca e Connachin. Questa è la top 10 attuale, ma mancano 15 minuti ovviamente al termine della qualifica appena iniziata. Esattamente Alessio, buonasera, buonasera a tutti. Ci siamo già caricati per questa serata, questa finale di fuoco che vedremo qua ad Imola nel nostro circuito, diciamo, casalingo. Sono già tutti i piloti in pista. Alessio, vedo tempi in miglioramento, 15 minuti al termine delle qualifiche e siamo già pronti per vedere poi la partenza che avrà luogo appunto nel rettilineo principale, una delle forse piste più amate, quella di Imola. Sì, la pista, una delle mie piste preferite, è sicuramente una pista in cui è molto difficile il sorpasso, la qualifica sarà fondamentale. Per questo motivo i piloti questa sera daranno tutto per tutto nei primi minuti di qualifica per fare il tempo, non si sa mai. Anche per quanto riguarda la questione meteo, abbiamo visto molte volte in questo campionato essere presente la pioggia sul circuito. Stasera abbiamo 30 gradi di asfalto, 26 gradi di ambiente e non vedo nuvole minacciose. Tanto Losio si mette subito davanti con un 47, si sì, il giro veloce con la BMW che qui a Imola è sicuramente una delle favorite, ma anche la Lamborghini infatti si trova già in seconda posizione, Karim Mattea, che si sta giocando posizioni importanti in campionato. Esattamente Alessio, sto vedendo una classifica di tutti verdi perché sono tutti in miglioramento. Intanto Algati per nella quinta posizione a 6 decimi precisi dall'1.40 752 attualmente del pilota da BMW Losio numero 328. Sono veramente vicini i piloti perché vedo che sono in meno di un secondo le prime 10 posizioni, per cui si presterà a essere una serata come quella che abbiamo visto finora. Alessio, ricordiamolo, sono state veramente da fuoco, tempi da urlo e soprattutto vicinissimi. Sì, sì, attualmente il distacco tra il primo e il secondo è veramente abissale, mentre tutti gli altri sono abbastanza vicini, ma siamo appena nei primi minuti della qualifica, quindi ovviamente i tempi di riferimento sono ancora alti. E tra l'altro il tempo di Losio non è male, ma Matteo adesso si migliora. E due decimi dalla pole, Gerratana arriva, adesso arriveranno molti piloti a migliorarsi perché arrivano sul traguardo. Ecco qua Bonaccorsi che ha fatto una grandissima gara e ha vinto la penultima gara a Chiarami, lui con la Lamborghini, e questa sera è tornato anche lui davanti. Acquista pace ancora in seconda posizione, mentre Losio abbassa il fastest lap, 46. Intanto approfitterei di questi minuti di qualifica per dare la parola agli organizzatori Claudio Davi e Daniele dell'ACI Sport, Daniele Pischedda. Buonasera ragazzi. Alessio, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Daniele Pischedda.
Buonasera a tutti. Allora, intanto i miei ringraziamenti a tutti i piloti che hanno preso parte a questo campionato. Voglio ringraziare il pubblico, voglio ringraziare ACI eSport che ci ha permesso di organizzare questo campionato. E ringraziare i nostri sponsor che hanno permesso, hanno messo in palio i premi, saranno assegnati ai vincitori di queste tre griglie. E che dire, i ringraziamenti sono anche da parte di Esport Series, che sono gli organizzatori con SPQ Racing. Grazie anche a voi, ragazzi di GGD Sim Racing TV, per averci tenuto compagnia in queste gare veramente avvincenti e bellissime. Adesso lascio la parola a Daniele. Sì, buonasera a tutti. Volevo fare dei complimenti a tutti i piloti che hanno onorato il campionato fino all'ultima gara. Grazie di cuore e anche per la grande disponibilità e la grande affluenza che c'è stata per questo campionato. Un ringraziamento ma anche agli organizzatori e alla direzione gara, perché altrimenti senza di loro tutto ciò non avrebbe senso. Quindi, grazie di cuore a tutti e buona visione per questa ultima gara. Grazie a te Daniele per essere stato qui con noi stasera. Figuratevi, per me è un piacere. Dai, ci saranno sicuramente altre occasioni per risentirci. Ragazzi, noi vi lasciamo. Buon proseguimento di gara, in bocca al lupo sia a voi che a tutti i piloti questa sera. Grazie Claudio, noi ovviamente ci sentiamo perché tu oggi ci dai una mano con la seconda regia e grazie anche a Daniele per insomma insieme aver organizzato, anche grazie ai ragazzi di Esport Series, questo grandissimo campionato molto molto tosto sia a livello organizzativo anche a livello di battaglie in pista. È stato veramente divertente commentarlo dall'inizio alla fine, come avete detto voi. Questo è grazie ai piloti, il livello che è più alto in questo campionato, sono stati veramente bravi. Va bene, adesso dai, vi lasciamo al commento, una buona serata e a dopo. Ciao, grazie Daniele. Grazie ragazzi, ciao, buona serata. Ciao buona Daniele, ciao. Bene, dopo questa breve pausa, ritorniamo in diretta per commentare queste qualifiche di Imola, con l'Osi ancora leader, 45, ha abbassato ancora il suo gap, il migliore in assoluto, e sembra non avere rivali questa sera. Alessandro, sembra non avere rivali, ma c'è Francesco Acquista Pace, tanto 4 decimi separano Acquista Pace, Bonaccorsi e Mattea e anche Famulari dal mitico Losio, vincitore del campionato. Esatto. Giarotana invece il suo compagno ancora un po' più distaccato. Esatto Alessio, scusami, io stavo parlando ma tu non mi sentivi perché ovviamente ci sono anche questi piccoli problemi tecnici, ma i nostri telespettatori mi stanno sentendo. Dicevo, c'è intanto Francesco Acquista Pace che si trovava a 2 decimi sotto, infatti adesso è a 1,55 decimi dal tempo di Luca Losi, 1,40505, per cui sono veramente vicini. Se mantiene questo passo, Francesco Acquista Pace potrebbe veramente arrivare all'orlo della pole position o addirittura a rubare la pole position provvisoria di Losio, per cui tempi che sono in netto miglioramento giro dopo giro e segnano una qualifica che è del tutto ancora indecisa e instabilita. Allora rimaniamo in macchina con Francesco Acquista Pace, andiamo on board perché il suo gap è molto interessante, il suo delta 2 decimi sotto. Adesso arriviamo nella parte più bella forse del circuito. È stata passata ovviamente la parte delle acque minerali e della chicane e poi si va giù questa grandissima e bellissima doppia curva a sinistra che ci porta poi al rettilineo del traguardo.
Andiamo a vedere, acquista pace con 2 decimi sotto. Francesco acquista pace, percorre il rettilineo che porta al traguardo con un decimo importante, 2 decimi e mezzo. Vediamo se andrà a prendersi la polla, se la prende di forza. 40.412, pole position di Francesco acquista pace. Che tempo, l'avevo detto, adesso era lì in lotta con Luca Losio, Luca Losio che adesso è chiamato a fare un altro tempone. Andiamo quindi a vedere esattamente quali sono i tempi finora registrati, più che altro per quanto riguarda le prime tre posizioni. 1.40.412 ed è quello che abbiamo appena visto di Francesco acquista pace. Poi abbiamo Losio con 1.40.505 e poi il tempo di Famulari 1.40.810, per cui Famulari leggermente distaccato rispetto alla prima fila, distaccato dalla prima fila ma non tanto dagli avversari che ci sono dietro, perché vedo dei gap veramente ristretti soprattutto dalla quarta all'ottava posizione adesso. Sì, sì, molto, molto ristretti gap tra tutti i piloti. Vediamo se Losio risponderà. In questo momento è ovviamente uguale al suo limite. Vediamo, arriviamo adesso ad acque minerali. Tra poco. Anche Famulari si sta migliorando, un decimo sotto, abbondante. Anche lui, team Rebel Racing, del team di Acquista Pace, che sono stati i veri rivali del team Ginalesi durante tutto il campionato AC Sport. Il team Rebel Racing è sempre riuscito a piazzare le sue macchine nelle posizioni di testa. Intanto anche Delia si va a migliorare, vediamo Famulari, va al limite sui cordoli ed è ancora sotto, ma poi era sotto Alessio, fermarsi forse per suo taglio, sì. Esatto, era sotto. Intanto c'è Di Nicola con 50 millesimi dal suo tempo personale, 50 millesimi che potrebbero portarlo ad avvicinarsi alla terza posizione, ma non a sopravanzare Famulari, che adesso vanta di ben quasi 2 decimi di distacco dalla quarta posizione. Nelle retrovie vedo anche Algati in netto miglioramento come Rasetta. E poi sicuramente ci sono altri piloti che attualmente non sono inquadrati, ma vi posso diciamo fare da tramite e nominarvi anche Cornachin, Del Dottori, Tringale, e sicuro che si stanno migliorando anche loro di notevoli decimi dal proprio tempo personale. Sì, mancano 4 minuti, quindi adesso bisogna dare il tutto per l'ultima qualifica del campionato italiano. Siamo ormai ai titoli di coda con Imola, ed è stata scelta ovviamente una delle piste più belle per salutarci. Il campionato è stato già deciso con Luca Losio a 115 punti, ma la seconda posizione, anche la terza, è ancora tutta in ballo, dato che c'è Simone Iezzi a 71 punti, Karim Mattea a 64 e Francesco Acquistapace in quarta posizione a 63 punti. Credo che questi tre questa sera si giocheranno il podio finale del campionato. Parte bene ovviamente Acquista Pace perché è già primo in questo momento, ma attenzione all'Osio che nonostante abbia già vinto non vuole ovviamente concedere nulla agli avversari. Attenzione ad Algati adesso, Algati che è a 3 decimi sotto, potrebbe arrivare ad azzampare addirittura la quarta posizione. Tommaso Algati, vettura numero 737, che bel numero, arriva adesso alle acque minerali giù in discesa. Allora direi di donarvi un piccolo onboard della BMW numero 737 di di Tommaso Algati. Eccolo qua, andiamo. Algati che perde nettamente il vantaggio che aveva guadagnato nelle scorse tornate, trova anche traffico lì davanti, meno male che aveva perso perché poteva essere un netto impeding questo. Lancia la Tana, si migliora, quinta posizione per lui, è quinto in campionato e ovviamente anche lui deve tentare di vincere questa sera se vuole acciuffare almeno la terza posizione in campionato. Ma Francesco acquista pace, è il più veloce in pista. Attenzione all'Osio perché è sotto ma non troppo, dovrebbe migliorarsi di almeno un decimo per la polla e
credo che il 43 sia comunque un tempo fenomenale con questi gradi, tempi che si facevano pre-patch praticamente, quindi altissimo livello davvero questa sera. Dalla chat intanto se... volevo... scusami Alessio, sì. Dalla chat intanto volevo salutare la nostra mitica Saretta Camilleri con il numero 95 che è sempre presente, grazie Sara, poi ci siete tutti voi, siete tantissimi anche questa sera, leggo un attimo gli ultimi, ci sono, c'è Mario Iannello che saluta, poi abbiamo Simone, Matteo Marano, Raffo Refice, non so chi sia, comunque salutiamo anche te. Mitico Raffaello Refice. Ecco, esattamente, buonasera a tutti ragazzi, fatevi sentire, mi raccomando, gufate poco perché ricordiamo che il potere dei gufi è veramente devastante, soprattutto quello della cabina di regia e di commento, per cui divertitevi anche questa sera, arriveranno i soliti sondaggi, ma torniamo a noi perché mancano un minuto e sette secondi al termine, 26 gradi la temperatura tentativo. Ed è l'ultimo tentativo, Alessio. Ultimo tentativo, siamo in macchina con il poleman assoluto, vediamo se riuscirà a difendere questa pole. L'Osio intanto è alto con il tempo, vediamo anche lui se avrà a disposizione un ultimo tentativo. Mentre dietro per ora non si stanno migliorando di tanto. E rimaniamo allora in macchina con Acquista Pace, che ha la tosa, va a perdere qualcosina, ma è normale, dipende tanto dall'entrata in questa curva molto particolare che si affronta in seconda marcia. A volte qualcuno azzarda anche la prima, dipende anche dal tipo di macchina che si sta arrivando, dal tipo di setup, però è una bellissima curva la tosa, che forse fa la differenza perché poi ti porta ad avere velocità su un breve rettilineo e ti porta poi al tamburello. Alla piratella, scusate. Eccoci qua con Acquista Pace ancora mezzo decimo sopra, mentre l'Osio è minaccioso per la pole a 77 millesimi, sta ancora aumentando il suo vantaggio. Ormai Acquista Pace non riuscirà a migliorarsi, vediamo l'ultima curva, in realtà sì, forse è andato a perdere poi in uscita qualcosina, niente, allora io direi di andare a seguire l'Osio, che è forse l'unico che può andare a prendersi la pole, l'abbiamo visto prendersela sempre alla fine. Ed è al limite, siamo adesso alla piratella con l'Osio che si trova una Lamborghini davanti, che probabilmente è quella di Karim Mattea, e infatti è così che si sta migliorando. L'Osio ovviamente non può passarlo, potrebbe dargli fastidio, sicuramente gli darà un po' fastidio la vettura davanti, si vede che va a perdere qualcosina, mentre Mattea sta facendo giustamente il suo giro, ma entrambi stanno perdendo tempo. Osio addirittura quasi va a duellare in qualifica con Karim Mattea, che probabilmente nessuno dei due si migliorerà. Vediamo l'ultima curva per Mattea, qui se va a guadagnare qualcosina, nulla, sembra ormai decisa così la pole position di Acquista Pace a Imola, dominatore assoluto Francesco Acquista Pace, il team Rebel che vuole prendersi così questa seconda posizione in campionato, partendo subito dalla pole position. Questa sera ci saranno solo scintille in pista. Super spot. Signore e signori, buonasera e bentornati su GDD Sim Racing TV. Qua buonasera signore e signori, buonasera amici di GDD Sim Racing TV. Siamo qui per un evento molto particolare organizzato da URT. Io sono Edoardo Pavoni e questa sera vi accompagnerò appunto per questo gran premio di... Feeling shit.
attenzione, pole questa! Ed è pole! Diventa di più! Premio della qualifica e lo fa subito! Pole position 1.57.369. Vediamo, ed è pole position 54.257. Arriva adesso sul traguardo Bruvò per rimanere secondo. È partito molto bene, è partito anche Noss, anche prende subito la scia. Si parte bandiera verde, si parte bandiera verde, adesso Sartore quasi affiancato, ma un buonissimo spunto di Francesco, acquista pace, percorre il rettilineo, inizia a spanalare Kevin Taddei, vince Christmas Event GDD Sim Racing TV.
Ed eccoci ricollegati in diretta per l'ultimo round del campione italiano GT3 AC eSport, organizzato da SPQ Racing Esports Series. Parte in pole position, eccolo lì, lo vedete, con l'auto Rebel Racing. Francesco acquista pace davanti a tutti, davanti anche al campione di questo campionato, che è Luca Losio, che ha dovuto chinarsi a una grandissima pole position di acquista pace, presa per 90 millesimi di fronte a un fenomeno come Luca Loso e Team Genesi. Poi troviamo Famulari in terza posizione, anche lui ottimo piazzamento. Di Nicola quarto, quinto Giaratana, sesto Bonaccorsi, che ha vinto la scorsa gara. Un po' più di fatica questa sera, però è il primo delle Lamborghini, Alessandro. Assolutamente sì, Alessio, assolutamente sì. Sono tanti comunque i piloti questa sera, un po' meno delle scorse volte, ma sono sempre tanti, perché 30 piloti in una pista stretta come quella di Imola, quindi all style, direi che sono pur sempre tanti. Vedremo tanti sorpassi, secondo me, nella prima staccata, alla curva del Tamburello. E secondo me vedremo anche molti sorpassi alla Tosa, come alla variante alta. La Rivazza, punto difficile, perché è staccata in discesa, per cui vedremo le abilità dei piloti in questo ultimo settore. Per il resto, secondo me, i sim driver dovranno giocarsela di strategia, perché comunque si può perdere tantissimo tempo con un micro errore in questo tracciato. Sì, assolutamente. E per questo motivo la pole position è importante, no? A partire, insomma, davanti, almeno nella prima fila. Seconda fila già un po' più rischioso, perché è difficile attaccare. Tra l'altro, la prima curva di Imola è veramente impossibile andare a fare un sorpasso all'esterno, molto più facile all'interno. Però se entrambi gli avversari staccano forte e si trovano appagliati, uno dei due deve sempre alzare il piede, finisce abbastanza male. Vediamo chi alzerà il piede qua davanti, ma credo nessuno dei due, forse più Losio, che ormai il campionato l'ha vinto, mentre acquista pace deve vincere se vuole prendersi questa seconda posizione in campionato. Intanto sento dei rumori in cabina, è entrato qualcuno. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Eccolo, miglior pratico. Ci siamo per la partenza. Sei carico, Antonio? Sì, assolutamente sì, sono carico. Vi ho seguito con l'audio fino adesso. Vai, Ale, tutta tua. E allora ci siamo. BMW contro BMW, le prime 5 sono BMW, predominio assoluto. Ma quello che conta adesso è la partenza. Prima curva a sinistra, acquista pace dovrà ovviamente difendere l'interno, ha già un vantaggio di traiettoria. Si sono adesso spenti i semafori, vediamo, no, eccolo qua il punto di partenza, ecco la linea sulla tracciata. Si è partito in questo momento, è partito un po' male Di Nicola, che viene subito affiancato da Famulari. Attenzione, rimane davanti, acquista pace, sì, Losio secondo, terzo Famulari, mentre qua dietro, scusate, era già Rotana che ha avuto un po' di esitazione, infatti viene sorpassato da Bonaccorsi. In realtà sono appaiati i due piloti, Lamborghini contro BMW, va all'interno la già Rotana e riesce a riprendersi la posizione che aveva perso, una grande staccata. E adesso si va alla Tosa, vediamo come affronteranno questa curva molto impegnativa, tutti i piloti molto corretti, non ho visto contatti qua a Imola, che è molto, molto difficile arrivare a essere corretti in curva quando si è così appagliati, Antonio. Sì, partenza molto, molto lineare, molto corretta da parte di tutti. E Imola, come dicevi tu, ha in sequenza sia il Tamburello che la Villeneuve, che sono punti molto, molto delicati. Sì, molto delicati, tutto il circuito è abbastanza delicato, bisogna dosare l'acceleratore sia quando si va all'esterno, ma anche quando si tira la staccata. Bisogna stare attenti a valutare bene la staccata, si riesce o si rischia di andare addosso all'avversario. Vediamo Losio
che è molto vicino, non ha fatto scappare via questa pace, lo tiene lì sotto controllo. La gara è lunghissima, ricordiamo 75 minuti di gara, mentre dietro Famulare un po' più distaccato dal gruppetto che porta dopo il primo giro un secondo e tre il gap tra Famulare e Losio, che stanno scappando via verso la vittoria. Si rivede nelle prime posizioni Famulari, Alessio, eh? Sì, Famulari sta facendo una grande gara finora, ha iniziato bene con una grande qualifica e anche una grande partenza. Però attenzione a Di Nicola, anche lui è tornato finalmente là davanti, lo conosciamo, è del team Glitch in quarta posizione, mentre qua dietro spettacolo ovviamente nelle posizioni un po' più distanti da quelle di vertice, se le danno di santa ragione. Attenzione qui alla Villeneuve, molte auto che perdono il posteriore, si va alla tosta in due appaiati, vantaggi della vittoria adesso per Cattaneo che rimane davanti, grande lotta per la sedicesima posizione. Si va nel tratto misto del secondo settore adesso, dove il sorpasso è praticamente impossibile, bisogna pazientare e aspettare coi pochi punti di sorpasso. Antonio, dove si può passare qui con queste auto? Sì, sì, sicuramente la frenata della Tosa, se si riesce a avere velocità all'uscita della Villeneuve, può essere un punto buono, o giù alle frenate della Rivazza 1 potrebbe essere un altro punto, ma già più complicato. Sì, sì, vedremo se qualcuno ci proverà anche in curva 1, ne abbiamo visti tanti di duelli appaiate ruota a ruota, interno e esterno, poi uno dei due è sempre andato lungo, sempre andato sulla ghiaia. Vediamo intanto Losio, giro veloce, è più veloce di Acquista Pace, attenzione, va subito all'interno, si fa solo vedere, vuole mettere pressione al pilota del team Rebel. Ovviamente si stanno giocando anche il campionato costruttori, in questo momento Rebel Racing vincerebbe tranquillamente con questo primo e terzo posto. Zona Alex Rasetta intanto in lotta con Sicuro, è costretto a tagliare sulla ghiaia e guadagna la posizione. Attenzione anche a rientro in pista, molte auto appaiate qui adesso alla Villeneuve, curva bellissima, bravissimi comunque i piloti, sinora non ho visto un contatto, sono stati veramente tutti eccezionali. Sì, 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 davvero grande, grande partenza da parte loro, insomma, ma direi che parte forse Monza, che già di per sé è un circuito che permette il contatto. Comunque è stato un campionato, direi, tutto sommato tranquillo. Sì, 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 assolutamente. Purtroppo abbiamo perso nomi importanti come Chiesa nel primo round e poi Michele Nerbi, non lo vediamo da un po'. Però il livello è sempre rimasto molto alto. Luca Losa è incontenibile, ne ha molto di più di Acquista Pace. Questo è un punto importante, Rivazza 1 per il sorpasso, vuole l'incrocio e così è per Luca Losa, che adesso ha il vantaggio di traiettoria, passa Acquista Pace di forza, la mette davanti, la costringe sulla ghiaia, guadagna così la leadership dopo tre giri di armonia e duello. Se è riuscito a passare il pilota Ginalesi, è passato ed è scappato via, porta già il gap a 6 decimi. Luca Losio che ha sete di vittoria sempre, questo pilota, nonostante abbia già vinto il campionato, vuole vincere anche questa. Sì, ora lui è anche sgombero di pensieri, il campionato lo ha già portato a casa e qua veramente può fare di tutto, può fare insomma il suo ritmo, la sua gara e mettere in mostra tutte quelle che sono le sue qualità, se ancora ce ne fosse bisogno, tra parentesi. Infatti intanto giustamente ci segnalano anche il sorpasso di Di Nicola su Jaratan, anzi su Famulari, che ha perso due posizioni, quindi probabilmente un errore non abbiamo visto. Però Di Nicola è già in zona podio. Intanto drive through per l'auto numero 98, che è quella di Bauman. È quella di Bauman, è in ventesima posizione. Yates invece, che è secondo in campionato, sta facendo fatica questa sera in nona posizione, deve stare attento perché con questo piazzamento perderebbe la seconda posizione in campionato.
Sì, perderebbe la seconda posizione in campionato. Intanto il vincitore della gara scorsa a Monacorsi è in sesta, sì, se non vado errato, e nelle prime posizioni vediamo anche la decima di Cardinale, anche lui protagonista comunque di grandi gare durante tutto il campionato. Sì, sì, è sempre stato in top ten. Attenzione a Tommaso Algati, si fa vedere, ma non va la staccata violenta, bisogna stare attenti ovviamente. Qua è difficile sorpassare quello che ha fatto Losio e scappa via 1.41.7, ne ha molto di più di tutti quanti. Certo, 1.41.7 con pieno di carburante, un tempo fenomenale, pazzesco. Luca Losio, andiamo al Gattis, e qui va all'interno, si fa solo vedere. Tanto Bauman va a scontare il drive-thru in questo momento e scivola oltre la prima parte di classifica che vediamo dalla grafica. È chiusa proprio da Alberto Testi del Rivetto Racing Team, 25esima posizione, ricomparso qui nella classifica. Intanto sotto investigazione ci va la vettura numero 5 di Cardinale, abbiamo parlato proprio di lui poco fa, under investigation. Algati perde varie posizioni in 13esima adesso, qualche problemino per lui, ma rimaniamo in una delle tante lotte di questa gara finale a Imola con Lori Smidiri e Tim Glitch, che è franco bollato appunto a Cardinale. Tanto Delia passa Farina, sì. esatto. Devia passa Farina, è lotta dappertutto, e questo è a testimonianza che un'ultima gara di campionato che potrebbe insomma dar meno interesse, invece anche questa sera i piloti hanno onorato fino all'ultimo insomma l'impegno preso, e le battaglie in pista non mancano. No, tra l'altro Francesco Farina, numero 12, è in settima posizione in lotta con Delia, in una buona settima posizione Francesco Farina, penso sia il suo miglior piazzamento. Acquista pace, il giro più veloce, se non sbaglio ha fotocopiato o comunque abbassato di pochissimo quello di Losio. Sì, rimane sui suoi tempi, però Di Nicola lo sto monitorando da un po' e credo che ne abbia per andare a prendere anche Acquista pace. Vediamo. Sono sicuramente tre piloti fortissimi, per vedere. Intanto forse tra un po' avremo anche il replay di vari duelli che ci siamo persi, ma intanto possiamo dire anche i 15 secondi per Cardinale, che lo porterebbero molto molto indietro. Sono tutti vicini, Antonio. Se sì, andiamo a vedere il delta, sono davvero il distacco più alto è di 3 secondi. Intanto a breve dovrebbe partire un replay di un sorpasso di Di Nicola. Qua Acquista pace va molto molto fuori, eccolo qua. Andiamo a vedere il sorpasso di Di Nicola, che gli vale la terza posizione. Forse qui alla chicane un errore di famulari, vediamo, e infatti così è, va a perdere la posizione nuovamente in staccata. Andiamo a vedere, è stato comunque un bel sorpasso quello di Nicola, qui di forza la piazza davanti e scappa via il pilota del team Glitch. Bel duello, bel sorpasso. Sì, assolutamente sì. Qua inizia, insomma, come dicevi tu, guarda i distacchi, Delia 3 decimi, Iezzi 1.9, 2.2, 3 decimi, 2 decimi, 3 decimi, insomma sono veramente tutti molto vicini. Cattaneo e Pitt. Tanto Bonaccorsi era molto minaccioso ai danni di... ecco, torniamo qua con la sua Lamborghini, molto minaccioso, si fa vedere prima interno poi esterno, alza il piede per far commettere l'errore alla pilota Rebel. Tra l'altro Marcello Bonaccorsi sulla Lamborghini del team Ballas, sì, vincitore, ricordiamo, di Chialame. Sì, quindi questa sera ovviamente occhi puntati anche su di lui, per ora è in lotta per la quinta posizione, quindi comunque sta confermando di riuscire a stare in queste posizioni di vertice, però è un po' abbastanza distaccato dalla prima posizione. Tra l'altro è lui a interrompere
l'egemonia delle BMW. Sì, sì, è vero, lo si è piazzato in mezzo alla BMW dominatrice. Poi troviamo anche la Mercedes, che in realtà qua la Mercedes va molto molto bene, ma la troviamo solo in una posizione a fatica. Simone Ghezzi. E intanto a questa pace ora ha perso qualcosina, si era avvicinato sensibilmente nei giri scorsi a Losio. 41,5 intanto. Mamma mia, pazzesco. Ecco perché Losio sta veramente, insomma, guidando alla Losio, un ragazzo che abbiamo sentito più volte alle interviste, credo Alessio abbia strameritato comunque la vittoria del campionato. Ci sarebbe piaciuto assistere alla battaglia con Michele Nerbi, che sarebbe stato sicuramente lì a lottare insieme a lui. Intanto salutiamo dalla chat Valentina, Simone, eccetera eccetera. Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui anche questa sera per il final round. Come dicevi tu, appunto, Losio sicuramente con Nerbi, ma anche con Chiesa, sarebbe stata un po' più dura a giocarsela, ma credo che per quello che abbiamo visto si sarebbe giocato tranquillamente lo stesso, forse avrebbe vinto lo stesso, perché veramente è un pilota che non ha commesso errori, Antonio, in questo campionato. No. Forse solo uno a Misano con Nerbi, un errore di valutazione che poi è andato anche a costare drive-thru. Intanto qua grande lotta per la 25esima posizione con Riccitelli, Oscar Tringale e Oscar Tringale, esatto, il team DRS. Attenzione qui, mamma mia, si stanno giocando le ultime posizioni, però non gli importa e vogliono giocarsela a tutti i costi. Si stanno sicuramente divertendo. Ormai io intanto, Ale, sto fotografando tutti i messaggi del backstage, poi ricatterò chi di dovere. Sì, è giusto. D'accordo. Intanto approfitto un attimo, se la gara ce lo permette, ho sentito... Intanto scusami, finta di Loris Midiri all'esterno e poi all'interno, che sorpasso incredibile! Ma vediamo, perché adesso in trazione perde qualcosina e può essere riattaccato da Crisante. Ma ha fatto una grande finta, Midiri risponde dall'interno, Crisante si riprende la posizione. Grandissimo duello qua davanti per l'undicesima posizione. Intanto ringrazio Aspen, che fa sempre il tifo per me, dalla chat lo ringrazio. E ringrazio, ho sentito Alessio, se ribadisco, se la gara ci permette, due minuti, ho sentito in apertura i ringraziamenti di Pisched e di Claudio, se non vado errato, e insomma anche noi sicuramente ci uniamo a quello che è stata una cavalcata stupenda che abbiamo preso in carico insieme, se non sbaglio era dicembre o gennaio, e una cavalcata che comunque è stata bella da seguire, emozionante. Ringraziamo SPQ Racing e Sport Series per quello che ci ha, per l'opportunità che ci ha dato di essere, insomma, voce ufficiale di questo campionato, e sicuramente è stata una cosa bella anche per noi. Qualcuno Zavorri Losio, perché è il secondo giro veloce di fila sul 41,4, incontenibile, e infatti non ha nessuno davanti e può spingere come vuole lui. Intanto Loris Midiri ci vuole riprovare con la stessa finta di prima, esterno poi interno, questa volta l'ha voluta meglio, i due attaccati, passa così e passa ufficialmente, perché dietro Crisante ci ha provato anche lui a staccare forte. Comunque questa è lotta in casa, Antonio. Sì, credo siano lo stesso team, È lotta in casa, stesso team. No, scusami, Algati ha approfittato di questo duello e ha sorpassato Crisante, quindi hanno fatto doppio sorpasso praticamente a livello di team. Su questo di Midiri, che è stato studiato, tentato il giro precedente,
e nel giro successivo l'ha portato a termine bene il pilota del team Glitch. Intanto dalla chat vedo che Karim Mattea purtroppo ha avuto un crash del gioco e insomma due parole anche per Karim, sì, che si è presentato a Monza in grande spolvero, grande gara, l'abbiamo rivisto anche a Chialami, grande protagonista, sicuramente è stata per lui anche per lui una grande esperienza e si presenterà al prossimo evento ACE, al prossimo evento di questa portata sicuramente con un bagaglio molto molto insomma importante che si porta appunto dietro da questo campionato. È molto molto sfortunato Karim, lo è stato anche per tutto il campionato, peccato perché nel primo round almeno a Monza è riuscito a concludere a podio e anche a Chialami era lì davanti, comunque il potenziale l'ha dimostrato e speriamo sia più fortunato le prossime gare. Attenzione al Gati, perché in scia del suo compagno ne ha per forse attaccarlo, chissà. Tanto io staccherei questo gruppo, andrei da Famulari perché ha 6 decimi e non è distante da Giarratana, il pilota del team Rebel. Intanto ci chiedono, si è sgarrupato qualcuno in partenza, Ale? No, è stata una partenza correttissima, bellissima. Comunque a fine live invito Caccioli e Claudio qua e voglio vedere se sono uomini veri. Claudio prima ha parlato con noi. Ah, ok, allora Claudio Davi il team è Super Racing. Perché quello che stanno facendo comunque non è bello, Intanto questa parte non ne ha 3-8, non ne ha per andare a prendere quell'assassino di Losio che scappa via veramente e non lo prende più nessuno, non lascia punti importanti a nessuna. Attenzione Famulari, un piccolo errore e perde distacco su Giarratana, ma l'aveva visto, lo vede, ce l'ha per andarla a prendere e deve rimanere concentrato. Sì, deve rimanere concentrato, arriva anche Bonaccorsi. Esatto, arriva Bonaccorsi, intanto Losio comincia a macinare giri su giri, ha messo a 4 secondi a questa pace e a questa pace dovrà stare molto attento dal rientro di Nicola. Sì, attenzione a Bonaccorsi che vuole approfittare dell'errore di Famulari per prendersi la quinta posizione. L'unico duello per ora è qui, poi c'è sempre il Gatti vicino a Midiri. Qualcuno è già rientrato ai pit, forse un pit stop forzato. Crisante, Villazzi, Bauman, Tringale, Riccitelli sono già con la barra verde e hanno siglato il pit stop obbligatorio. Assolutamente sì, ora però Bonaccorsi è veramente vicino, Bonaccorsi è davvero vicino a Famulari, che a sua volta non è troppo distante da Giarratana, quindi un terzetto questo importante, tre nomi importanti e vediamo come si metterà questo duello. Tanto oltre al duello che stiamo inquadrando dietro Riccitelli molto vicino a Oscar Tringale e Papetti anche vicino a Zecca, distacchi molto molto vicini tutti tra di loro. Eccolo qua Massimiliano Zecca del team Apex. Diamo ovviamente merito a tutti i piloti che si stanno giocando le posizioni di questa gara Imola, che purtroppo abbiamo inquadrato poco durante il campionato, ovviamente per dare visibilità ai top drivers. Si sono sempre giocati le prime tre posizioni, ma questa sera anche stare qui vicino alla top 10 dimostra di essere veramente molto molto competitivi. Sì, molto molto competitivi, sì. È un livello molto alto, abbiamo detto Ale, ma sia nel campionato che nella coppa che nel trofeo, naturalmente ricordi i tempi che ci furono per stabilire le griglie, erano veramente
insomma, imbarazzante quanto erano vicini, quindi il livello era perfetto. Oh, attenzione, grande controllo qua della BMW. Erano veramente molto molto vicini, quindi era normale assistere a un campionato così livellato. Sì. Comunque, come qualcuno dice, bella questa BMW Cup, effettivamente. Il dominio BMW si è visto. Attenzione, intanto questo è Rasetta che va fuori completamente dalle acque minerali, perde la posizione, doppia posizione anche su Zecca, e guadagna così alla variante alta, alla 14esima. Qua il minimo errore lo paghi caro, dato che sono tutti molto molto vicini. Tra l'altro tutte BMW in questa lotta per la 13esima posizione. E appunto c'è stato un dominio BMW, perché ovviamente il campionato è iniziato quando la BMW pre-patch, l'ultima patch almeno, dominava come auto, era sicuramente l'auto migliore. Adesso forse è stata un po' più normalizzata, però qua Imola sembra non essere così, dato che le troviamo tutte da davanti. Sì, 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 questa sera BMW è davvero su un altro pianeta. Intanto Losio, sì, continua a girare sui suoi tempi, a questa pace rimane lì intorno ai 4 secondi. E Di Nicola, Di Nicola si avvicina, sembra riuscire ad avvicinarsi a questa pace. Mi dire, ha preso 5 secondi di penalità? Non sappiamo il motivo. Però comunque poco gli importa, perché davanti a Cardinale lo vuole passare nonostante abbia penalità, e quindi Cardinale deve fare il suo, anche perché è distaccato 5 secondi e 9 dagli Ezzi, quindi c'è un grande grande distacco. E mi dire, ne ha di più, si vede, così come al Gatti dietro. Sì, Alessio, io vorrei chiedere alla regia se ha la classifica dei best lap. Ero curioso di vedere chi aveva il terzo. Eccola qua, ti leggono nel pensiero: 41,4 Roseo, 41,6 a questa pace, 41,8 di Nicola. Di Nicola, sì. Secondi e terzi. Sì, 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 perché Di Nicola in effetti lo stavo vedendo, lo sto vedendo che rimane lì a galleggiare su questo elastico. Mi arriva all'interno intanto, scusami Antonio, i due non si toccano perché ha tirato una staccata pazzesca. Cardinale all'esterno, grandissima difesa di Cardinale, e rimane davanti. Non se l'aspettava forse Midiri, che aveva ormai concluso quasi il sorpasso, invece l'ha tenuta bene all'esterno Cardinale ed è rimasto davanti. Ha fatto la stessa finta Midiri, esterno e poi interno in curva 1, ed è riuscito quasi nel sorpasso, ma dovrà riprovarci ancora. Bella gara finora, bella gara, quando non è passata neanche mezz'ora. Mancano 49 minuti al termine, molti devono ancora fermarsi, i primi 19, ma sì, ovviamente tutti quanti saranno partiti con carico di carburante, quindi vedremo il pit stop verso la fine. Oh, intanto Cardinale, piccolo errore alla variante alta, e deve concedere questa decima posizione a Midiri. Vediamo se andrà subito alla risposta. Algati vuole approfittare dell'errore e seguire il suo compagno di squadra. Sì. Vediamo se adesso Cardinale... Quanto ti sei pentito di non aver infilato un team questo campionato? Sì, sì, non fammelo ricordare. Oh, attenzione, una vettura che è quella dei Rivetto Racing, la troviamo fuori. Cardinale, attenzione, Cardinale ripassa,
alla prima chicane, grandissimo sulla manovra e sorpasso di Cardinale, bella lotta per la top 10, sta arrivando Alcati, sta arrivando anche Rasetta, attenzione alla Tosa, si fa vedere all'interno, ma Cardinale rimane davanti. Lamborghini, l'unica Lamborghini, dovrà difendersi da un branco di BMW che sta arrivando sui calcani. Tanto vedo Antonio che ormai si sta sbizzarrendo nella chat e niente, mi lascia a me il commento di questa gara. Bellissima lotta ancora, ma attenzione, siamo qua davanti perché già Ratana si è fatto sorpassare da Famulari, che si è ripreso la posizione. Bella gara di Famulari. Grande gara di Famulari, come dicevamo in apertura, è ritornato nella top 10, insomma, nella classifica che conta, e lui ci sta molto molto bene. Sì, questa sera se la merita, attenzione, Giartana va all'esterno, ovviamente concesso all'esterno, vediamo l'incrocio, vediamo, esce meglio il pilota Ginalisi, attenzione. Viene coperta all'interno da Famulari, all'esterno, all'esterno Giordana, grandissima manovra, e la passa così, che sorpasso ha fatto Giuseppe Giordana, una staccata pazzesca all'esterno, attenzione, perché adesso si infila anche Bonaccorsi all'esterno ancora, rischia di subire doppio sorpasso all'esterno Famulari così, da nulla, ed è passato anche Marcello Bonaccorsi. Vediamo se va la risposta all'interno, no, deve alzare il piede Famulari che subisce doppio sorpasso in due curve diverse. Grandissima, bellissima manovra del pilota Ginalisi. Grande, grande sorpasso di Giarratana. Alessio, un commento sul campionato di Giarratana. Sinceramente meritava di essere lì. Oh, guarda, guarda, oh, qua. Aia, attenzione, l'ha buttata dentro Famulari, ha lasciato correttamente lo spazio Bonaccorsi e per fortuna i due non si sono girati, non c'è stato un contatto così grave, però hanno perso tanto gap su Giarratana che scappa via. Chiedo alla regia se può andare on board con testi, perché credo che o abbia picchiato la macchina a un muro, perché continuo a vederlo transitare sull'erba. Intanto sentiamo, eccolo qua, sentiamo la regia, abbiamo sentito la voce della regia. Ma Testi che effettivamente ha l'auto demolita. Ma guarda il volante, vammi sul volante regia. Alessio, rientra adesso, sì sì sì, rientra adesso in box. Volante quasi, sì sì, gara. Peccato, peccato, peccato per Alberto, ha fatto anche lui un grande campionato, ha fatto un grande campionato. Sì, comunque ricordiamo nella top dei top dei 45 piloti è rientrato nel campionato italiano, e già essere qui è sinonimo di essere molto molto forti. Ma rimaniamo nel duello che ormai da parecchi giri che si trova così, Famulari, Bonaccorsi, Giarratana, Giarratana è scappato via, Famulari commette un piccolo errore adesso alle acque minerali, forse ha subito il sorpasso mentalmente, Antonio, credo di sì. Sì, sì, anche perché il sorpasso, insomma, è stato un signor sorpasso. Sì, passo pazzesco, penso sia il più bello visto finora, quello di Giarratana all'esterno e anche quello di Bonaccorsi dopo la Tosa, non è niente male, però sembra non riuscire a scappare via il pilota Mas. Famulari vuole riprendersi quello che era suo, almeno al quinto posto. E comunque Alessio, dicevamo, il campionato di Giarratana è stato un po' sotto quelle che erano le aspettative, invece se, a parte Losio, se dovessi nominare un pilota che ti ha stupito, che secondo te si è messo particolarmente in luce, chi ti viene in mente? Durante il campionato dici? Sì.
È difficile, nel senso Losio ha dominato, non ha avuto veramente rivali secondo me al suo livello. Sai, ci sono stati molti piloti che hanno avuto dei spazi di talento incredibili. Mi ricordo Brioni sul bagnato a Misano, mi ricordo Iezzi inizio campionato, poi si è un po' perso. Esatto, io ieri. Tutti piloti forti, un po' altalenanti, però. L'unico che è stato veramente costante nei risultati è stato Losio. E infatti i risultati parlano, perché ha più di 50 punti di vantaggio sul secondo, quindi lui è sempre stato costante. Abbiamo trovato molti piloti forti nelle prime posizioni e poi in altre gare si sono persi. Sì, io esatto, avrei detto Iezzi, ma come giustamente ci suggerisce la regia, Cardinale anche lui ha fatto un grande campionato. Ricordo di Nicola anche molto bene, se non sbaglio, a Suzuka. Ce ne sono tanti che hanno fatto veramente delle gran belle gare. Guarda qui alla Rivazza, Mercedes contro BMW. Sì, Algate vuole prendersi la posizione di Iezzi. Purtroppo non è riuscito a stare dietro al suo compagno Midiri, che sta volando questa sera. Algati ci prova. Una Mercedes che stranamente non va sul dritto. Allora Algati passa prima ancora della staccata in curva 1 e guadagna la decima posizione. Forse Iezzi ha qualche problema evidente alla macchina, perché perde anche in trazione, Antonio. Sì, infatti mi è sembrato molto strano, sul dritto è stato veramente fermo, sembrava andasse indietro. Sì, può avere qualche problema di trazione. Intanto davanti gli stacchi si stanno insomma aumentano, è rimasto ormai solo il duello Famulari Bonaccorsi e Delia Farina, poi dietro naturalmente c'è Iezzi qua su Algati e Rasetta che li segue insieme a Cardinale. E intanto acquista pace 4-1 su Losio, non ha veramente rivali Losio, è stato solo battuto in qualifica, però pazzesco il passo gara del pilota già vincitore di questo campionato. Anche il suo compagno Giartana non ne ha mai avuto, Antonio, come il suo compagno. No. Assolutamente no. Ripeto, è un campionato che Losio ha dominato. Mi sarebbe piaciuto, Alessio, vedere appunto fino all'ultimo il duello con Nerbi, e probabilmente Iezzi nel momento migliore, nell'apice del suo campionato, ha avuto quel passaggio a vuoto, se non vado errato, a Spa, se no anche lui sarebbe stato uno dei protagonisti. Sì, assolutamente. Giannatana è stato pilota che forse aggiungerei in quella lista di dopo Losio dei piloti migliori di questo campionato, però a livello di potenziale ce l'ha, ha commesso più errori rispetto al suo compagno, però comunque in quinta posizione in campionato, quarta posizione questa sera attuale, non ne ha per prendere il podio salvo colpi di scena, però è distante 7 secondi e 3 da Di Nicola, sta facendo una gara sontuosa il pilota Glitch, mentre Losio e Acquistapace vanno verso questa prima e seconda posizione. Di Nicola non ne ha anche per prendere Acquistapace. Adesso chiedo, ma in apertura per caso SPQ Racing ha spoilerato qualcosa sugli eventi futuri? No, su questo ci aspettiamo magari Claudio intervenire, chissà se ci dirà qualcosa. Ma Claudio, ricordati che Claudio è omertoso, quindi sarà molto difficile che si sbilancerà. Pensavo che dessero qualche anteprima, eravamo curiosi anche noi, che ne siamo completamente all'oscuro. Sarebbe interessante, sì. Sì, anche perché, come abbiamo già ripetuto, avrete visto sui social, GDD
si prenderà una pausa non appena i campionati ACI, FDR, Sim Enjoy, i vari Super Turismo, Yaris e Formula 3 termineranno, quindi circa un mese e mezzo ancora di live e poi insomma poi andiamo al mare insomma e poi ci prendiamo un po' di pausa dopo aver trasmesso, abbiamo contato oggi oltre 112 live, qualcosa come 270 ore di eventi insomma su assetto corsa competizione, insomma qualche numeri che poi il buon Alessandro vi farà vedere in un video che faremo di fine stagione, che posteremo naturalmente sui nostri social e anche qui su Twitch, per ringraziare tutte le community che hanno dato a noi la voce, le immagini delle loro live, e a tutti coloro che comunque sono stati con noi durante le dirette. Intanto è entrato un tuo carissimo, anche un mio carissimo amico dalla chat, non so se ci hai fatto caso. Ecco, adesso lui mi sarebbe piaciuto tanto vederlo qua in mezzo, sarebbe stato un sicuro protagonista. Intanto mi fa piacere che sia qui con noi Marco Muret, e speriamo che torni presto di nuovo a quello che noi abbiamo visto saper far meglio, che è guidare. Speriamo torni al volante, speriamo. Sì. Claudio ci dice che non si va in vacanza. Questo un po' ci preoccupa. Grande traverso la Rivazza 2. Grande traverso la Rivazza 2, Alessio. Mamma, sì. Che bello, bellissimo. Sì. Mentre che noi facciamo un po' di just chatting, loro ovviamente sono in pista a dare il tutto per quest'ultimo round. Per chi si fosse perso il campionato, perché si è collegato come il nostro buon Marco Muret solo adesso, avete a disposizione tutte le nostre dirette sul canale YouTube, correggimi se sbaglio Antonio, sì. Esatto, sul canale YouTube sempre GTD Sim Racing TV, per rivederle. E poi ci sono anche varie clip su Twitch che qualcuno ha realizzato. Allora io volevo dire una cosa, sì. Siamo a debito con le interviste dell'ultima gara del Women, e che abbiamo registrato, in effetti dovremmo poi metterle in su YouTube, quindi è una cosa che fanno bene a ricordarci dalla chat, abbiamo, e quindi dobbiamo metterle, devo ricordare di dirlo ad Andrea, quindi grazie per avercelo ricordato. Intanto Alessio, abbiamo visto anche una serie di livree meravigliose durante il campionato. Votiamo anche la livrea più bella, cosa dici? Senza fare... possiamo fare tutto questa sera, votiamo tutto. Noi in generale possiamo fare tutto, perché insomma siamo arrivati a una... C'è la nostra mitica Sara che può fare tutto, dalla chat può ovviamente anche farci vedere questo sondaggio, come andrebbe a finire, come voteresti tu Antonio la livrea più bella, vai, sbizzarrisciti. Intanto con la regia magari andiamo anche a inquadrare tutte le livree di tutti i team che sono almeno presenti questa sera. Eccolo qua il primo, il leader vincitore, non team vincitore al momento perché il team Rebel è primo in campionato team, però questa è l'auto di Luca Lossio, questa è l'auto di Francesco Acquistapace del team Rebel Racing. Io vai, qual è la tua preferita? Mi è piaciuto perché Alessio mi ha fatto la domanda, poi è partito in un altro discorso e io ero qua che aspettavo per risponderti. Allora, siamo stanchi Alessio, allora, esatto, io mi è piaciuta molto la livrea del Glitch, non so se si pronuncia così, ma molto molto bella, e poi devo dire molto curata, molto curate e molto belle sicuramente le livree del team di Losio, il Jean Alesi Academy, molto molto belle. Sì. Ma perché non c'era il Raggioli Racing naturalmente, lì allora cambiava tutto.
Salutiamo Andrea Dazzi, il grafico del team. Io invece al quale ti interrompo, al quale chiediamo a che punto sono le vrede della Yaris a questo punto. Già che ci siamo, sì, chiediamo di tutto. Invece io voglio dare credito alla livrea bellissima del team Derivetto Racing, no, del team Derivetto Racing. È particolarissima la parte posteriore, no? Rivetto è ovviamente Alberto Testi, che non so se è ancora superstite. Anche il team è nato bofa, però mi ha letto nel pensiero la regia, mi è piaciuta molto, quindi complimenti alla graphic design. È sempre bello portare i propri colori del team in queste competizioni così importanti. Io però tra tutte le livree che ho visto in tutti i campionati che abbiamo fatto, quelle con le Big Bubble è stata quella che secondo me proprio era la più bella e originale di tutti, non so se siete d'accordo. Sì, sì. Assolutamente. Eccolo qua Alberto Testi nel team Rivetto, purtroppo gara un po' sottotono, però la parte posteriore dice tutto di quest'auto. Sì, loro hanno sulle tutte le loro vetture questo sì. Keep your distance. Sì, esatto. E tra l'altro probabilmente il pilota sarà anche in diretta Twitch anche lui, conoscendolo. Intanto torniamo qua davanti nell'azione con Bonaccorsi che è vicino a Giaratana, mentre Favulari si è perso per strada 5 secondi da Bonaccorsi. Quel doppio sorpasso, Antonio, mi sa che sì, lo ha un po' destabilizzato forse. Sì, sì. Però insomma io il pilota emergente Alessio, quello che è venuto fuori la distanza, che è Bonaccorsi, sicuramente rientra, perché ha fatto le ultime due gare veramente da paura. Non so se sei d'accordo. Bonaccorsi nelle ultime due gare ha tirato fuori prestazioni incredibili. Ma noi l'abbiamo fatto apposta a parlare di Bonaccorsi in questo momento, perché dalla chat ci dicono: ma nessuna menzione per le livree Ballas. Ma è proprio lì che volevamo arrivare, perché molto molto interessanti, molto belle, ma le avevamo notate anche in altri campionati, sono sempre le livree Ballas con questo colore che a me tra l'altro piace un sacco, ma bella combinazione, sì. Vero? Sì, molto bello. È un team che comunque è sempre stato molto, tutti i piloti di questo team molto molto veloci, e lo dimostrano con Bonaccorsi e non solo in questo campionato. Ma tra l'altro, sentite, avete ringraziato tutti i piloti, ma non abbiamo ringraziato i team, perché alla fine c'è anche un lavoro, e tu lo sai bene, dietro a un campionato, a partire dalla livrea, insomma, dal seguire gli allenamenti poi dei ragazzi, dall'interessamento, dal nervoso che prendete, che, insomma, c'è dietro sempre qualcosa. Sì, da team manager si fa a volte più fatica dei piloti stessi a seguire le gare, a mantenere il controllo, insomma, c'è un lavoro dietro molto molto importante per tutti i team. Mi aspetto che sia così per tutti quanti. Lavoro dietro di allenamento, di setup e anche di carisma all'interno del gruppo, per mantenere ovviamente gli obiettivi fino alla fine. Al di là di come poi va il campionato, bisogna sempre portare a termine le proprie gare e dare il 100% in ogni evento. Assolutamente sì, e insomma ci sarebbe bene anche ci starebbe Valentina 86. Buona Nick, spiega, mi sono perso qualcosa dalla chat. Comunque Ale, ti volevo dire che sarebbe interessante anche ringraziare la nostra grandissima Sara per tutto quello che ha fatto e che fa e continua a fare. Per tutte le live. Sarebbe bello, adesso a parte gli scherzi, insomma, averla qua per un saluto in chiusura. Sappiamo che ci troviamo da 3 anni, esatto, sicuramente non sarà d'accordo, ma potremmo farla venire. Sì, io credo che con un bel sondaggio
molti voterebbero e lei non potrebbe tirarsi indietro a questa nostra richiesta. Vediamo se in quanti vorrebbero sentire ormai la voce della nostra amatissima Sara. Ma lei non viene in cabina di regia perché sa che non tenete le mani a posto, capisci? Lei fa bene a stare lontana da voi, fa molto bene. Tanto De Lì ancora in lotta con Farina, che gli è sempre rimasto davanti. No, no, Beppe Casadioli, noi assolutamente abbiamo parlato di Bonaccorsi a lungo, abbiamo detto che sicuramente rompe l'egemonia di tutte queste BMW in pista, lo vediamo, sono addirittura 12 ed è lui l'unico pilota non su una BMW in pista. Abbiamo anche fatto notare la spettacolare gara scorsa notturna a Chialami, quindi grandi, grandi elogi per lui e naturalmente va da sé per il team Ballas. E niente, comunque Sara non ci sta calcolando di striscio. No. E probabilmente non verrà questa sera. Intanto Bonaccorsi e Giannatana sono tutt'uno in questa gara per la quarta posizione. Ovviamente Giannatana deve fare più punti possibili per cercare di portare a casa questo team costruttori, ma Ale, c'è proprio Bonaccorsi che non riesce a dare la zampata su Giannatana, è lì ma non riesce a infilare. Questo dimostra naturalmente che... oh, guarda l'incrocio qui al tamburello. Naturalmente è un pilota che non la butta dentro tanto per, ma è molto molto corretto, molto molto corretto. Vediamo, perché dietro c'è una vettura bianca che penso sia un doppiato. Sì, è così. Intanto dalla chat non sbagliano perché Di Nicola sta ricucendo su questa pace. 1,6, esatto, il gap era di 2,5. Ha rosicchiato qualcosina negli ultimi giri mentre parlavamo. Vediamo se stava gestendo qualcosa. Intanto Marcello Bonaccorsi, un piccolo traverso, un piccolo controllo in discesa verso le acque minerali, poi si va in salita. È questa la curva più bella di Imola, Antonio? Le acque minerali? No, io sono particolarmente innamorato del tratto che dalla Villeneuve porta alla Tolsa. Diciamo che Imola è tutta bella, è proprio una delle piste più belle al mondo. Tra l'altro la Formula 1 sarà qui anche questo weekend, quindi sia nella virtuale col GT3 sia nel reale tra poco commenteremo anche questa gara di Imola, che quasi volge al termine. 25 minuti, devono ancora fermarsi, ma c'è un po' l'accorso, non so, Lamborghini è velocissimo sul dritto, vediamo se qui ne ha per tirare la staccata. No, rimane dietro, vuole studiarsela così con l'incrocio, uscire meglio in trazione. Qui però un piccolo traverso per Giannatana, che va anche un po' sull'erba. Attenzione, qui è entrato un po' scodando e può approfittare Bonaccorsi, che va all'esterno. Giannatana che sta facendo un po' di fatica a contenere il pilota Ballas, che ormai ha le calcagne da più di 10 giri e ne ha di più. Vediamo, è incollato anche qui nuovamente, i due sono appaiati. Intanto chiediamo a Daniele Palmucci 34, che fa il tifo sicuramente per Bonaccorsi, se si aspetta a breve che Bonaccorsi la butti dentro. Detto così non è bello, però nel senso che provi il sorpasso, facciamo così. Se lo diciamo sempre, dai, ci può stare. Esatto, non è carino. Vediamo se la butterà dentro Marcello Bonaccorsi. Oh, esiterà, rimarrà dietro, cercherà di far commettere l'errore all'avversario,
che non è un avversario di poco conto, ma è Giuseppe Giarratana, di uno dei team più forti al mondo del team eSport, del panorama eSports. Guardate quanto guadagna la Lamborghini Scia qui in curva 1, ancora non ne ha per poter staccare e prendersi la posizione, e si arriva nuovamente nella stessa giostra che vediamo da qualche giro. Tanto Delia, il primo della top 10 a fermarsi, rientra in box per il suo pit stop obbligatorio. Infatti sono i primi 11, si devono tutti fermare, eh? Adesso 13. Sì, sì, mancano ancora 22 minuti. Ho detto una cosa ovvia, naturalmente, però nel senso intendevo che ne mancano ancora 13 al pit e mancano, esatto, 20 minuti di gara più o meno. Sì, 22 minuti, l'unico duello che conta. Attenzione Di Nicola, 4 decimi. Attenzione Di Nicola, 4 decimi. Io direi di staccare questo gruppetto e di andare qua per la seconda posizione. Acquista pace, ha perso 12 secondi sull'Osio. Non ho più parole per l'Osio, ma credo sia più che altro acquista pace, che forse ha finito le gomme, non lo so. Forse si è un po' deconcentrato il pilota Rebel Racing, che rischia di perdere la seconda posizione che è stata sua per la maggior parte della gara. Attenzione qui, cambio di traiettoria, un po' di zig zag per acquista pace, che sul dritto perde qualcosina. Di Nicola fa finta di andare all'interno, vuole questa seconda posizione, non è mai arrivato così in alto durante il campionato italiano, e adesso vede la possibilità all'ultimo round di prendersi questo secondo gradino del podio. Bella, bella davvero la vettura di Nicola, lui molto molto bravo, molto bravo, come ci diceva dalla chat, ormai è arrivato, una seconda posizione comunque prestigiosa sarebbe per il pilota Glitch. Sì, sì, acquista pace ovviamente, se vuole prendersi la seconda posizione in campionato. Sto facendo due calcoli, Mattea è fuori, Ghezzi è diciannovesimo. Sì, a questa pace forse gli dovrebbe bastare anche il terzo posto, però non ne sarei così sicuro. Vediamo. Deve ovviamente difendere questa seconda posizione. Intanto spingono per l'undercut di Monacorsi. In effetti forse sarebbe, sì, sarebbe il caso, ma credo che abbia già perso un paio di giri per farlo. Sì, diciamo che mancano ancora 20 minuti, non sappiamo ancora se hanno tutti il carico di carburante, sono andati con la strategia di carico di carburante. Intanto ancora zig zag sul rettilineo, lampeggia di Nicola, perché non si può proprio fare. Attenzione, ancora è staccata, lui si difende benissimo, quella di acquista pace su Di Nicola. Intanto abbiate fede, aspettate, ci dice Beppe Casadio del team Ballas, quindi hanno in serbo sicuramente qualche cosa che noi spoileriamo, ma tanto l'ha messo in chat, quindi non ci accuseranno di svelare nulla. E comunque sanno e hanno bene in mente quello che sta facendo Buonaccorsi, quindi vedremo quando decideranno di richiamare ai pit Buonaccorsi. Giarratana è in grande difficoltà, perché ora Buonaccorsi è veramente francobollato. Vorrei chiedere alla chat se è possibile andare proprio sul duello Giarratana-Buonaccorsi, perché arrivano alla staccata della variante alta, si fa vedere negli specchietti ormai ovunque, eccoli qua, scusate, alle acque minerali, e sono ora che arrivano alla variante alta, la Lamborghini schiacciata, seduta dietro al BMW di Giarratana, di Giuseppe Giarratana. Alessio, è un duello infinito. Sì, sì, infinito. Sia questo, attenzione Di Nicola, acquista pace,
forse è passato il pilota glitch. Sì, è passato. Purtroppo abbiamo tolto le telecamere nel momento clou, ma forse riusciremo poi con il replay. Credo sia stato, Antonio, un errore di acquista pace in rivazza 2. Un classico incrocio, forse. Sì, sì, sì. Ha subito ovviamente la pressione e ha subito il sorpasso della seconda posizione di Nicola. Non ha mollato mai, ci ha creduto e si è preso la posizione a 18 minuti dal termine. Matteo, con un grandissimo recupero, ci dice lungo di questa pace alla rivazza. Buona corsi ai pit. Eccolo, è stato chiamato ad ampie vedute da tutta la chat. È andato sì con l'undercut adesso, 17 minuti dalla fine della gara. Questa pace non ci sta, però, a subire così il sorpasso. Adesso è lui il cacciatore, lui andare a prendersi, tentare di andare a riprendersi la posizione che ha perso. Sarà davvero un finale di gara interessante. Duelli ce ne sono di Nicola questa pace e ora bisognerà vedere dove rientrerà Bonaccorsi e dove rientrerà soprattutto Giarratana. Intanto andrei a vedere, Alessio, se sei d'accordo, il replay del dritto di Acquistapace. Andiamo a vedere l'errore di Acquistapace in variante alta. Bene, era anche abbastanza distaccato, forse quel distacco, Antonio, che ogni tanto non ti fa bene perché ti fa deconcentrare, ed ecco l'errore. Eccolo qua, in staccata proprio di valutazione. Questo è un errore di concentrazione, perde così la seconda posizione. Ci aveva detto Claudio che aveva anche un altro replay molto interessante. Sì, lo manderanno, forse dopo lo vedremo. Sì. Ma torniamo ovviamente qui per il podio, per la terza posizione, che è quella di Acquistapace, ma l'ha persa qualche giro fa. Un errore, un lungo in rivazza 1. Però non ha ovviamente subito il colpo psicologico e si è rimesso a caccia della seconda posizione. Tanto dalla chat chiedono a grande voce Sara in cabina. Io adesso fossi lei, anche per venire a dire ciao, adesso mi sembra, no? Che dite? Sì. Io sono sicuro che se partissi adesso un sondaggio, tutti i nostri 100 spettatori voterebbero un plebiscito lei. Sì. Però effettivamente io non la so. Ah, eccola qua, sì sì sì, non la vedevo in chat. Buona Nick, le BMW non andavano piano dopo l'aggiornamento. Beh, piano no, sicuramente le hanno un po' depotenziate, però nelle prime 9 posizioni ci sono solo BMW in questo momento, e a quanto pare qui a Imola è l'auto favorita. Assolutamente sì, ce ne sono veramente tantissime, tutte là davanti. Intanto Nick ci dice, mi sa che, riferendosi a Sara, non viene, ma io penso che presa con le giuste, Sara viene, per prima o poi un ciao ce lo verrà a dire. Che dici tu, Alessio? Sì sì, dai, credo che prima o poi questo giorno arriverà. E speriamo che si convinca la nostra amata Sara, che ormai è diventata l'emblema, no, di GDD, per quel lavoro, sì, che fa. Sì sì, Sara è insostituibile. Sara è il insomma è... Sara è parte integrante assolutamente del... Del dottore Pitt, intanto. Sì, del dottore Pitt. Un po' di... ogni tanto ti sentivo... Sì, microfono spento. Sì. Mi lagga. Allora, Bonaccorsi dopo il Pitt, in decima posizione,
sarei curioso di vedere, grazie alle grafiche graphics GTD Dynamics, il posto gara di Bonaccorsi con il, rispetto a quello del leader, posto gara di Bonaccorsi rispetto a quello del leader. Dovremmo avere la grafica, eccolo, no, non da questa pagina, eccolo, di Bonaccorsi, perché con pista libera, vediamo, ovviamente l'Oseo ha avuto rivali durante tutta la gara, però dopo il pit a pista libera, e lui era abbastanza bloccato da, da Giarratana. Questo undercut, vediamo se varrà per lui la quarta posizione. Tanto NFA, no full traction per l'auto 108 che era sotto investigazione. Rientra anche Rasetta adesso. Che bel campionato comunque, Ale. Che bel campionato. Stavo proprio pensando comunque al, a tutta la gente che comunque ci ha seguito, con la quale abbiamo scambiato insomma minuti di risate, opinioni, cose. Molto molto bello. E sono, sono contento che quella sera lì d'inverno abbiamo esatto, mm-hmm, abbiamo parlato con Luca e tutto il suo staff e siamo riusciti a trovare questo accordo. Sì, sì. E questa sera lì probabilmente riavremo in, in cabina di commento per le interviste. Sì, Yellow, sì, Flag, intanto ne abbiamo viste poche di Yellow Flag questa sera. Non ovviamente come a Chialami, la scorsa gara è stato predominio di bandiere gialle. Formulari che adesso è in lotta con Giarratana. Giarratana non ha avuto un momento di pace durante tutta la gara. Famulari si è rifatto sotto, ma attenzione perché questo undercut è di Bonaccorsi, credo che gli varrà ampiamente la quarta posizione. Vediamo Famulari esterno, rimane all'esterno, va con lui in curva 1, non prova l'attacco qui. Rientra Farina, anche Mediri ai box. Adesso comunque Giarratana è veramente un cliente molto ostico da superare, eh? Veramente molto molto ostico. Eh sì, eh? Effettivamente se non sbaglio ha subito solo un sorpasso questa sera e almeno 80 attacchi, quindi è rimasto sempre lì. Intanto salutiamo Fabris, è arrivato anche lui in chat, forse ha sistemato il computer, forse no. Ce lo dirà il tempo questo. Ringraziamo per il follow l'ultimo arrivato che è Bold Engineering. Io con l'inglese naturalmente sapete che sono madrelingua, e prosegue questa gara di, con questi duelli ormai solo BMW, cioè l'unico è veramente Bonaccorsi, guarda, in un fiume, in un fiume di BMW. Oh, e guarda chi è risalito, fiume... Bauman, se non sbaglio fu il primo a prendere il drive thru in gara ed è tredicesimo. Sì, pazzesco, quindi con il drive thru di Nicolai Pitt. Intanto di Nicolai Pitt ritorna a questa pace in seconda posizione. Attenzione perché se di Nicola aveva finito la benzina, ci mancano ancora 9 minuti, non è detta l'ultima anche per la seconda posizione. Vediamo quanto durerà su Pitt. 8 secondi è durato il pit di Nicola, poteva durare leggermente di meno. Vediamo allora a questo punto, a questa pace, se dovesse fare anche un pit di 2 secondi meglio, potrebbe risbucargli davanti. Vediamo, vedremo. Di Nicola esce anche dietro il suo compagno con pista libera, quindi può spingere. Quella vettura davanti è la vettura di Iezzi? Allora, questa qua è Famulari e quella davanti, no, è Giarratana, quella davanti sì, forse Iezzi, perché Iezzi è 17esimo. Sì, dovrebbe essere lui. Iezzi che gara, gara da dimenticare, lui che è secondo in campionato. E qua ci ricolleghiamo al discorso di prima, Antonio. Molti piloti
altalenanti durante questo campionato, sono stati anche forse sfortunati, hanno avuto qualche contatto di troppo, qualche crash del PC come è successo a Mattea, sì. E si sono ritrovati purtroppo dietro. Intanto vorrei farvi vedere cosa mi scrivono per il mio inglese qua i colleghi della cabina, siete veramente dei bastardi. Giarratana lungo, guarda cosa succede, il Giarratana è arrivato lungo alla rivazza 2, è entrato in pit Famulari e lo ha praticamente fotocopiato Giarratana, quindi sono entrati praticamente insieme. Allora adesso si gioca tutto Antonio sul chi ferma prima la macchina, l'iniezione e va con il pit. Momento critico della gara, 7 minuti dal termine, anche l'Osio è rientrato ed è uscito subito. Eccolo qua, Famulari esce adesso, vediamo Giarratana, forse è davanti, no, è dietro, è appaiato, attenzione, qui, io spengo, qui chi alzerà il piede, nessuno dei due, vediamo. È leggermente davanti i Famulari. Attenzione, contatto che non volevamo vedere. Attenzione, Famulari sarà arrabbiatissimo su questo contatto di Giarratana che non ha alzato il piede, gli è sbucato davanti. Ma da rivedere assolutamente quello che è successo. Tanto l'auto 31 sotto investigazione, ma non sono loro due. Non vorrei essere la direzione gara, perché come glielo vai a spiegare che quando esci dai pit, che diciamo la vettura fantasma diventa solida, e chi è che ha ragione? Non lo so, è veramente difficile. Sì, sarebbe allora, curioso rivederlo poi. Sì, lo derubricherei come contatto di gara per non entrare neanche nello specifico. Sì, vedremo se verranno investigati. Comunque mancano 6 minuti al termine. Giarratana non ci ha pensato troppo. Ha tenuto giù il piede ovviamente anche Famulari. E che è uscito meglio la testa davanti. Ovviamente abbiamo il replay, se lo vogliamo rivedere, sì, andiamo a rivederlo. Nel mentre che c'è l'azione, eccoli qua, i due piloti appaiati per la quarta posizione. Col drone addirittura, siamo dietro col drone. È leggermente davanti i Famulari, però non lascia tanto spazio forse sì. Al Giarratana che comunque... ma lì è veramente, guarda, io girerei la pagina e scriverei contatto di gara e finita lì, fortunatamente anche sono perché... tutto in vista, anche perché Famulari e Giarratana erano in lotta, eccoli qua, e forse ridà la posizione, complimenti forse a Giarratana, posizione, sì, sì. Giarratana gliel'ha ridata molto correttamente. Quando siamo a questi livelli Alessio è così. Sì, molto molto bravo. Forse neanche serviva, però nel dubbio forse ha qualche problema, perché lo vedo anche dietro far fatica su quella, l'auto che dovrebbe essere quella di Colavitto, forse. Colavitto non c'è in griglia. No, vedevo un Aston. Testi, scusate, ho sbagliato Rivetto, pilota di Rivetto, eccolo qua. Intanto dalla chat Sara giustamente ci chiede di ringraziare anche la DG che si è tanto, insomma, prodigata nelle ore notturne per stirare le classifiche finali, sicuramente un ringraziamento per tutto quello che hanno fatto da parte dei piloti. Va anche la direzione gara che ha lavorato tantissimo adesso, soprattutto a Monza, credo che abbiano finito intorno alle 4. Monza, sì, poche gare sono state, ovviamente con 45 piloti in pista, impossibile, no? Avere una direzione gara quasi facile da fare, però hanno fatto un grandissimo lavoro e anche dalla live, dalla regia sbuca il messaggio, grazie di essere gara, quindi bravissimi commissariaci e gli organizzatori Speed Racing e Sport Series,
che hanno realizzato questo campionato. Sì, adesso fantastico. Non ricordo tutti i nomi, nel senso forse dopo ce li diranno loro. Quindi sarebbe veramente impossibile andare a nominarli uno per uno. Sì, intanto è leggermente lungo, ma gli stiamo dando. Secondo me ha passato il volante. Ha passato il volante al papà per gli ultimi giri. Beh, allora va forte anche il babbo, perché 15 secondi 8. Non mi aspettavo, sai, un dominio così evidente anche nell'ultima gara di Rose. Ma sai Ale, lui gli sgombero di testa, nel senso lui è forte, comunque sotto pressione abbiamo visto che viene fuori il meglio di Luca. Però qua è arrivato proprio, diciamo, tranquillo, da vincitore, insomma, petto in fuori, no? Testa alta, e qua ha dimostrato e ha legittimato la sua vittoria finale. Sì. Pochi aggettivi rimasti non utilizzati per questo pilota, se non sensazionale. Intanto Fabris ci fa notare che la BMW domina la top 10 con 9 vetture. Ah, grazie Fabris per essere sempre molto attento. Intanto Midiri è ancora in lotta, ma Midiri l'abbiamo visto scivolare parecchio dopo il pit. È in nona posizione, no, è in lotta per l'ottava, ho visto male il gap. È in lotta per la settima addirittura, perché c'è qualcuno che è crashato. Qualcuno ci ha salutati. E chi è? Loggio di Nicola, a cui sta faccia, Bonicor, si fa una gelutana. Sì, manca di Nicola, no, di Nicola c'è. Intanto è passato di Midiri, guadagna la settima posizione. Delia abbiamo perso. Peccato, Midiri ha preso la posizione. Midiri è assolutamente pilota da Driver of the Day, almeno tra le nomination, per quello che ha fatto. Che gara del pilota del Team Glitch, che è risalito fino alla settima, non era neanche in top 10 a inizio gara. Pazzesco, pazzesco il ritmo di Loris Midiri. Sì, sì, grande, gran ritmo per Loris. Simpaticissimo pilota, lo seguiamo con i suoi video sui social, fa veramente ammazzare da ridere, vi consiglio di seguirlo. Grande gara la sua, grande gara. Tanto Lorenzo tra poco lui concluderà la gara e lascerà gli altri a girare ancora per un quarto d'ora in pista, perché Lorenzo ha fatto davvero il vuoto. La classifica a team, Alessio credo che l'abbia. Allora, se dovrebbe vedere comunque. Crashato al Gade. Dovrebbe vedere il team Rebel Racing vincitore, perché comunque a questa pace è in terza posizione e fa punti importanti. Bene Lose e Giarratana sicuramente. Però saranno a vedere ovviamente poi gli organizzatori sulla classifica finale. Questo è Jezzi, che ha avuto una gara sicuramente scura, e lotta appena per la tredicesima posizione. Vediamo se va al sorpasso all'ultimo minuto a disposizione, poi andremo sull'Osio perché è finita la gara. Bella Pagliati fino alla fine. Jezzi e Losio si toccano, ma guadagna la terza posizione Jezzi. Va a chiudere tutta la traiettoria possibile e immaginabile. Pilota Mercedes che va adesso all'interno, ma concludiamo l'ultimo round di Imola con Luca Losio. Percorre il rettilineo del traguardo e vince dominando. Super gara finale del vincitore del campionato e anche dell'ultimo round di Imola. Pazzesco Alessio. Tanto grande sì, che c'è stato un contatto qua dietro, però volevo dire che a quando Losio ha passato il traguardo mi è praticamente ripassata invece la bandiera verde di Monza di gara 1, quindi
sono passate davvero delle gare meravigliose e vi consiglio di non perdere le interviste finali. Assolutamente, chiude secondo Di Nicola, anche lui da sicuramente votare come Driver of the Day. Non c'è stata la vota, non c'è stato il sondaggio questa sera, quindi peccato, non c'è stato il sondaggio. Acquisita Pace terzo, quarto chiude Bonaccorsi, grande gara anche per lui. Bene Famulari, così così Giordana, ci si aspetta sempre un po' di più da lui. Grande gara per me, Driver of the Day, mi diri, per quello che ha fatto. Ottavo Farina, nono Rosette, decimo Crisante. Questa è la top 10. Allora direi di lanciare uno spot e poi rimanete qui con noi per le interviste finali di questo round, di questo anche campionato. Perché sveleremo qualcosa di importante. Eccoci. Signori, buonasera e bentornati su GDD Sim Racing TV. Qua buonasera signori e signori, buonasera amici di GDD Sim Racing TV. Siamo qui per un evento molto particolare organizzato da URT. Io sono Edoardo Pavoni e questa sera vi accompagnerò appunto per questo Gran Premio di Polla questa! Ed è Polla! Diventa di più! Premio della qualifica e lo fa subito! Pole position 1.57.369. Vediamo! Ed è pole position 54.257. Arriva adesso sul traguardo Bruvò per rimanere secondo. Ovviamente è partito molto bene, è partito anche Noss, anche prende subito la scia. Si parte bandiera verde. Parte bandiera verde, adesso Sartore quasi affiancato, ma un buonissimo spunto di Francesco Acquista Pace, percorre il rettilineo, inizia a spanalare Kevin Taddei, vince Christmas Event GDD Sim Racing TV.
Povero Eccoci Mattia. Ricollegati per il finale delle interviste di questo ultimo round di Imola del campionato italiano Sprintacci eSport. Buonasera a Francesco Acquistapace, Simone Di Nicola, buonasera, e Luca Losio, vincitore ormai risaputo di questo campionato. Buonasera. Allora, partiamo da... Scusami, io volevo solo dire a Francesco che per colpa sua vengo preso tutti i giorni in giro dai colleghi di GDD Sim Racing TV, perché la gara che hai vinto a Imola, che abbiamo commentato noi, io ero senza voce, stanchissimo perché l'ho fatta praticamente da solo, sì. E allora quando sei arrivato avevo tipo sul rettilineo Francesco acquista, e mi prendono tutti i giorni in giro. Dovrò cancellare quel pezzo della sigla, purtroppo. Vai Ale, vai. Allora Francesco, hai fatto una pole incredibile, complimenti. E poi in gara sei riuscito solo a chiudere il terzo. Cosa ti mancava a livello di passo? Allora, grazie per la pole, sì, è uscito un gran giro. E sapevo di essere più forte sul giro secco che sul passo gara qui, ma diciamo che sono abbastanza deluso dal risultato, perché sapevo che Luca andava molto molto forte, immaginavo ne avesse di più. Poi da lì ho avuto c'è stato un attimo di panico con i doppiati, ho perso del tempo lì e poi ho fatto un lungo da solo, errore mio, e niente, non avevo più gomma, non ne avevo più, quindi non avevo modo di recuperare su Simone nel finale, nel senso andava molto di più lui, va bene così. Infatti abbiamo visto dopo quell'errore proprio problemi di grip, non avevi più il passo di prima perché l'hai tenuto per più di metà gara, e poi dopo quell'errore ti ha portato a perdere la seconda posizione, però comunque hai conquistato il podio. Adesso non so se ti sei già fatto qualche calcolo, però almeno il terzo posto in campionato dovrebbe essere tuo, se non sbaglio. Dipende, non ho visto come hanno concluso gli altri, Simone e Karim. Simone, se non sbaglio, tredicesimo, e Karim è ritirato. C'è da fare i conti, allora, non lo so. Da fare i due conti. Okay, grazie mille, ragazzi, buona serata. Grazie di tutto quello che avete dato come spettacolo per tutta la durata del campionato. Grazie a te, Francesco, e complimenti. Grazie, ciao ciao. Vai Antonio, ti lascio... Anzi no, io ti lascio con il vincitore. Mi prendo io Simone. Simone, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, complimenti, secondo posto, grande rimonta, grande gara. Ed è, se non sbaglio, il tuo primo podio, ciuffato solo in extremis all'ultimo round. Cosa ti è mancato in questo campionato? Perché oggi eri veramente, veramente veloce. Guarda, il campionato diciamo che non era partito proprio malissimo per me, per quello che potevo pensare, visto il livello comunque delle persone in griglia. Però un paio di gare, una volta per un errore mio, altre volte per dei contatti, una volta uno stop and go, purtroppo mi hanno portato dei 22esimi posti che in classifica generale, insomma, non sono andati a buon fine, insomma, diciamo. Quindi qui a Imola, diciamo, una pista che è la mia preferita, quindi c'era un po' più di preparazione. In qualifica potevo fare poco di più perché avevo delle persone avanti che andavano un po' più piano di me, però dai, alla fine sono riuscito nella rimonta. Comunque complimenti pure a Luca, che passo imprendibile. Bravo anche Francesco, comunque, per se ha fatto terzo in base ai calcoli per il campionato. Bravo, bravo Simone, complimenti e buona fortuna per i tuoi prossimi eventi, le tue prossime gare. Grazie a tutti. Allora ti lascio con Luca Losio, tutto tuo. Luca, sì? Come siamo messi? A posto. Cazzo te ne fregate tanto, hai vinto, sei arrivato tipo povero campione, sei arrivato tutto così, no? Hai detto facciamo che vinciamo anche questa, hai detto?
No, cioè in realtà sì, l'obiettivo era quello. È giusto, è giusto. Luca, grande campionato, grande ultima gara. Noi vogliamo sapere ora che cosa ti aspetta, se ti aspetta una pausa o se sappiamo che sei impegnato anche nell'endurance. Ma dopo questi impegni che cosa farai? Sì, dopo questi impegni ci sono sicuramente da tenere testa SRO Endurance e Sprint, che sono due campionati molto importanti a livello mondiale. E per ora direi nulla, ci sono solo questi due in ballo, poi ci sarà, inizierà il Dallara e niente. Ah, il Dallara? Sì. Ah, senti Luca, quante ore passi al simulatore? Tranquillo, ti aiuto io che sono madrelingua italiana. Al giorno. Al giorno circa un'ora e mezza. Caspita. È importante comunque, vero? Cioè, quell'ora, ora e mezza che dedichi è importante per avere sempre un buon allenamento sulla macchina, vero? Sì, per avere sempre tutto al top, anche con tutti i setup, asciutto, bagnato, in qualsiasi condizione. Ma è vero che l'ultima volta hai preso le botte da papà perché volevi fare i compiti, invece ti ha detto di andare sul simulatore? No. No, mi è sembrato di capire così, non è vero? No. Ah, c'è arrivata questa voce qui, no? No. Va bene Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi, complimenti. Luca Logio, vincitore del campionato sprint G3 ACI, bravo Luca. Grazie, volevo ringraziare anche il team che mi sta sempre di supporto e anche a voi di GDD Sim Racing One per tutto lo spettacolo. Grazie mille. Ale, qua siamo in chiusura, abbiamo qualcuno di SPQR prima della mia performance canora di fine campionato. Abbiamo anche quello di Alessandro che deve pagare per tutto quello che ha fatto. Sì, durante la live, ma io ho tutti gli screenshot, non ti preoccupare, gli farò vedere a chi di dovere. E, abbiamo appunto i ragazzi, se non sbaglio, di SPQR che volevano fare una chiosa sul campionato. Buonasera Antonio, buonasera Alessio, buonasera. Ah, abbiamo il calmissimo Claudio, il diplomatico. Ciao Claudio. Il ciao. Diplomatico, esattamente. Il diplomatico. Intanto i vincitori, i primi tre classificati di questa sera, ragazzi, complimenti. Luca, complimenti per la vittoria del campionato. Grazie mille. Volevo rinnovare i nostri ringraziamenti a tutti i piloti, a tutti i team manager che sono stati con noi in questo campionato, tutti i nostri sponsor, voi ragazzi di GDD Sim Racing TV, siete stati veramente grandi, ci avete supportato in questa avventura. Ovviamente un ringraziamento va a SPQ Racing e Sport Series per aver messo su tutto questo in un tempo veramente breve, ACI per averci dato la possibilità di organizzare. Ragazzi, che dire, ci vediamo ai prossimi eventi che saranno a breve. Antonio, tu a mare non ci vai quest'anno? No, infatti avevo già disdetto. Hai fatto bene. Alessio, dici anche tu? No, io già ho dato le mie dimissioni. Ovviamente un ringraziamento va anche a tutti i commissari ACI. Ai commissari ACI sono stati sempre presenti. Ringraziamo Sara per i commenti della chat, che è sempre presentissima. L'aspettiamo ovviamente anche qualche volta in cabina per sentire la sua bellissima voce. Viene, Sara verrà. Prima o poi verrà. Sì. Dai, prima o poi la convinciamo a salire. Sì. Va bene Antonio, lascio a te la parola. Va bene Claudio, ti ringrazio. Io da quando un anno fa circa, è partito il progetto GDD, niente mi faceva pensare che saremmo finiti a meno di un anno a commentare un campionato ufficiale ACI grazie a SPQ Racing e a Sport Series, addirittura sul nostro canale e in diretta sul canale 228 di Sky. Questo è stato reso possibile solo al fatto che qua siamo un gruppo di
amici virtuali, amici, chiamateci come volete, gente appassionata, che ha dedicato molto del tempo della propria vita privata, quindi quella post lavoro, pre-lavoro, a questo canale, a far sì che tutto riuscisse nel migliore dei modi, a far sì che quello che facciamo lo facciamo per essere sempre e offrire sempre un livello altissimo di live. Abbiamo subito avuto, grazie appunto alle community, tante live da fare. Io a questo punto vorrei davvero, non vorrei che fossero tutti qua, nominare tutti quelli che fanno parte di GDD Cinema Racing TV, ma purtroppo non siamo tutti qua, a partire da Alessio che ha sposato con me questo progetto dall'inizio, ad Andrea Serafino che è il cofondatore, Andrea Fretti, Alessandro Caccioli, Edoardo Pavoni, Nicolas Merci, Riccardo Baldo, Ivan D'Ancona, Salvatore Puglisi, Fabio Pollifrone. Ditemi voi se sto dimenticando qualcuno, perché non vorrei davvero mai. Sara, naturalmente, Sara che è alla parte, diciamo, calendari, organizzazione e tutto quanto. Insomma, questo non è un punto di arrivo, sicuramente è un punto di partenza. Ora raccoglieremo naturalmente forze e idee, partiremo con la nuova stagione con tante novità, con tanta voglia di essere di nuovo protagonisti insieme a voi. Intanto ci aspettano ancora 2 settimane tra Coppa ACI, Super Turismo EOS, Super Turismo SRE, l'inedito campionato Super Trofeo Yaris e il Formula 3. Conclusi questi eventi, sì, forse un po' di vacanza ce l'andiamo a fare. Alessio. Forse, detto bene. Alessio, anche te, se Alessandro vuole intanto venire anche lui in cabina. Ha fatto una bellissima panoramica. Ringraziamo ovviamente anche Alessandro, Andrea, ogni tanto sono improvvisati anche i loro commentatori quando c'è l'esigenza, e niente, tutto il resto l'hai detto tu, io mi aggrego a quello che hai detto, ringrazio tutti quanti, ovviamente sempre gli spettatori che ci hanno seguito. Da parte mia è tutto, ci vediamo per la Coppa giovedì, nuovamente in diretta. Alessio, che poi non si dica che non lo faccio. Povero Gabbiano, ha perduto la compagna. Quindi io ho fatto quello che dovevo fare, siete tutti testimoni, io ho pagato il mio pegno. A lui l'ha fatto, quindi io l'ho sono fatto. Stati spesi non so quanti punti canale. L'ho fatto anche con una hit 20.000. Del momento, quindi voglio dire... Cioè, credo di aver dato il meglio di me e questo canale non lo guarderà quasi nessuno. Quasi realista, quasi come quella reale, bravo. Oh, nonostante sia in condizioni fisiche pietose, cioè, quindi va bene, esatto. Va bene così. Bene, siamo in chiusura, ringraziamo di nuovo tutti coloro che sono stati con noi, la nostra Sara, tutti quelli che ancora sono in chat, SPQR, Alessio, Fabio Caccioli, grazie di tutto. Grazie a tutti, buona serata.